lamenti e sofferenze. Forse anche a te bastava la semplice compagnia degli amici per imprimere sul tuo volto un sorriso che ormai ho dimenticato. Chissà se hai dei figli che ti aspettano. Io diventerò padre fra 3 mesi. Mi trovo qui per potergli garantire un futuro, ma il costante dubbio che mi assale è non riuscire a vederlo crescere. È questo il prezzo da pagare. Per assicurare un futuro dignitoso alle prossime generazioni, dobbiamo per forza distruggere le nostre. E chi stabilisce tutto questo? Persone che dichiarano guerra dietro una scrivania. Le loro mani sono occupate nel sorreggere bicchieri di brandy. E le loro bocche, sigari di ottima fattura. Loro non sanno cosa si prova a guardare la morte negli occhi. E i loro figli? Dove sono? No, loro non ci vengono qui. Non hanno tempo per sporcarsi le mani. Giocano a laurearsi nelle migliori università del mondo, male che gli vada. I tuoi occhi mi ricordano quelli di mio fratello. Lo stesso colore nero inchiostro. Nei miei invece c'è ancora impressa l'immagine di quel bambino sotto le macerie. Era ancora aggrappato al sorsacchiotto. Lo stringeva così forte. Ma che ci vuoi fare? È la guerra. Si risolve tutto con questa frase da queste parti. E si ricomincia a premere quel maledetto grilletto. Finché non ti formicolano le braccia, non conta altro. In fondo il mio Dio non è migliore del tuo. Perché anche se li chiamiamo in maniera differente, sono la stessa cosa. Noi potremmo essere fratelli. Abbiamo solo la colpa di essere nati in paesi diversi. Oggi nessuno mi imporrà i suoi ordini. Decido io. Non sarà mia l'ultima immagine impressa nei tuoi occhi. Ma spero come per me. Quella di un figlio divenuto uomo. Thank you.